Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Ti hanno salvato i 9 venerdì al Sacro Cuore di Gesù, promessa divina. Mentre ci prepariamo alla festa del 12 aprile, meditiamo questa frase molto importante che la Vergine Santissima ha detto proprio qui nel 47 a Bruno Cornacchiola. Cos'è la promessa fatta a Gesù, a coloro che venerano il suo cuore sacratissimo, se non una chiamata tutta speciale per vivere un'autentica vita cristiana di unione con Lui stesso? In questa devozione troviamo tutto, uno scambio d'amore e un profondo rapporto di amicizia col Signore. Noi lo cerchiamo per ricevere la sua infinita misericordia e allo stesso tempo cerchiamo di riparare le offese fatte al suo cuore santo. Offese che purtroppo aumentano progressivamente in questi nostri giorni. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, rivelata alla santa religiosa Margherita alla Cocche, confermata qui alle Tre Fontane dalla Vergine della Rivelazione, è quello che possiamo dire è una strategia divina, una devozione non nata dalle pratiche popolari, ma consegnata a noi direttamente dal cielo. L'invito che facciamo oggi è quello di lasciarci accompagnare da questi aiuti celesti. Non aspettiamo il giorno opportuno, perché il giorno opportuno è sempre l'oggi. Non aspettiamo di essere capaci di capire quello che oggi non capiamo, come le innumere sofferenze della vita, poiché il Signore sa bene il perché di ogni cosa. Non aspettiamo di essere meno indegni di avvicinarci di più al Signore, perché la nostra piccolezza è ciò che attira il suo amore verso di noi. Gesù stesso ha detto che è venuto per i peccatori e che dobbiamo affidare a Lui i nostri fardelli pesanti. Diciamo allora con tanta fiducia, Gesù mansueto e umile di cuore, fa il nostro cuore simile al tuo. Vergine della Rivelazione, prega per noi e donaci l'amore di Dio. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Most Holy Virgin of the Revelation, you who are in the Divine Trinity, deign, we beg you, turn your merciful and kind glance towards us. O Mary, you are our powerful advocate before God, who by this soil of sin will obtain graces and miracles for the conversion of sinners. Grant that we obtain from your Son Jesus the salvation of our soul, perfect health of body, and the graces which we need. Grant to the Church and its head, the Roman Pontiff, the joy of seeing the conversion of his enemies, the propagation of the Kingdom of God over all the earth, the unity of all believers in Christ, peace among nations, in order that we can love and serve you better in this life and one day deserve to see and thank you eternally in heaven. Amen.